Professoressa Palamara, il burlo è un'eccellenza, quali le sfide in pediatria? Allora, le sfide in pediatria sono molte, ma sono soprattutto quelle che portano a costruire un'alleanza tra la parte clinica, la parte diagnostica e anche la parte, come dire, di sorveglianza. Ecco, quindi il burlo fa parte di tante reti di sorveglianza a livello nazionale e sta costruendo anche una ricerca traslazionale che lo porta ad essere sicuramente un'eccellenza sul territorio nazionale. Sono in grado di dare un challenge ai pazienti, sia che siano essi ospedalizzati, ma anche in comunità, perché davvero ha messo l'accento sulla, diciamo, sulla confluenza di questo problema, perlomeno nell'antimicrobico resistenza tra il territorio e l'ospedale, sostenuto ovviamente da diverse cause. Che sono sempre più basse a seconda della mentalità. Se andiamo a vedere poi per ogni singola gruppo di malattie infettive quali sono le età più rilevanti sono espresse in questa slide, e chiaramente cambiano gli scenari e sicuramente ci si occupa il pediatra di questo nel vento. So che fino ad arrivare poi un argomento di grande interesse è una delle core business anche del gruppo della professoressa Comar, le problematiche dell'adolescenza, post-adolescenza, le malattie sessualmente trasmesse.